Buongiorno a tutti, oggi farò una mini escursione, sono partito giù dal posteggio sopra Vezza d'Oglio, salendo per una stradina si arriva a un posteggio per poi iniziare il sentiero che sale su verso il lago d'Aviolo. E questa è una piccola ripresa di quello che in parte il sentiero passa in mezzo, nella parte bassa, in mezzo a un boschetto, poi diventa ovviamente un po' più ripido e un po' più impegnativo, dipende impegnativo cosa si intende. Vabbè, a dopo, ciao. Dovremmo essere quasi arrivati, ormai manca poco, anche perché siamo saliti parecchio e si intravede là dietro una sorta di conca dove potrebbe esserci appunto il lago in questione. È stata una salita non impegnativa, però a tratti sale in maniera molto decisa. Quindi, anche se non è lunga, la danno per un'ora e mezza e quindi non è quella gran tratto impegnativo dove occupa mezza giornata. Sicuramente, come dire, per gli escursionisti della domenica potrebbero avere dei problemi. Laggiù, a valle, c'è Vezza d'Oglio, uno dei comuni dell'Alta Val Camonica. Ecco, sono arrivato dopo un'ora che sono da quando sono partito giù dal posteggio. Sono arrivato al rifugio. Quindi direi che il lago, a quanto ho capito, è lì dietro. Ora vediamo un po' il nome di questo rifugio, ma credo che dovrebbe chiamarsi Rifugio Aviolo, come lago, appunto. E vediamo anche a che altitudine siamo arrivati. Oh, guarda che carino qua. C'è una simpaticissima pista, non so come si dice, vabbè, pista per giocare a bocce. Bello, mi ricorda i tempi da bambino. Questo è il lago d'Aviolo.